La scienza segue solitamente nella sua ricerca il percorso che dal particolare va verso il generale. Io seguirò qui invece il percorso inverso, che discende da leggi certe generali e va verso il particolare. È una via altrettanto valida ed altrettanto scientifica. Volere cercare il generale in relazione alla fisica significa partire proprio dal concetto quantistico della fisica, che, poggiandosi sui quanti, ossia su quantità espresse da numeri, si poggia sui numeri, e di conseguenza il metodo che possa discendere dal generale verso il particolare sta proprio nelle regole che sono rappresentate dalla scienza matematica. Il numero è più di quello che sembra di per se stesso. È una estrazione di tipo spirituale fatta dalle cose che sono osservate nel loro numero e che quindi possono avere la loro sintesi nella quantità numerica. Dire infatti uno può riferirsi a ogni cosa, una mela, una pera, e lo stesso Dio, quando si consideri che il fondamento di tutte le cose è uno solo. Alla base della fisica quantistica, che esprime i quanti, poiché essi sono espressi in quantità unitarie, abbiamo l'esistenza fondamentale del numero 1. Quindi, volere scendere nella osservazione della fisica quantistica dal generale verso il particolare significa indagare l'essenza fondamentale del numero 1. Il numero 1, infatti, si riferisce all'essenza fondamentale. Infatti è un intimo rapporto tra due parti uguali, una posta a numeratore e l'altra a denominatore di una frazione, oppure è l'interazione tra una parte n e una parte inversa, che è ennesima. In tal modo, poiché noi siamo nel mondo binario, che è espresso proprio attraverso la contrapposizione tra enti sempre uguali e contrari, come sono tra loro l'elettricità e il magnetismo, la materia e l'antimateria, il positivo e il negativo e così via, poiché noi esistiamo in questo ambito, significa che noi siamo in una esistenza che è assolutamente una, perché appunto uno è la sintesi del mondo binario organizzato su opposti che nella loro interazione, proprio giacché opposti, sono uno nella loro sintesi. Mentre dunque uno è la sintesi che rimanda a un valore assoluto e talmente assoluto che espresso nella moltiplicazione che poi porta alla potenza, il numero uno resta sempre uno, essendo un valore assoluto e dunque massimo, corrispondente al 100%. Uno, dunque, è insuperabile, perché qualunque numero, uno,
moltiplicato per 1, per 1, per 1, quindi esprimibile nella potenza 1 elevato a n, resta sempre uguale a 1. Nello stesso modo, 1 diviso per se stesso resta sempre 1. Bisogna capire se questa unità che esiste nella natura esista di per sé o se esista come una nostra attribuzione, perché noi potremmo considerare uno qualunque entità, ma se lo facessimo e non rispettassimo una unità che è veramente unità nella natura, noi avremmo creato una unità arbitraria, mentre invece nella natura esiste veramente una unità fondamentale e noi indaghiamo per capire qual essa sia. Mentre uno, nella sua verità, è il prodotto tra gli opposti, nella nostra natura possiamo assistere con la massima evidenza che gli opposti, che sono simultanei nella loro interazione, non si presentano mai nello stesso momento, ma uno dopo l'altro. Ossia, abbiamo la percezione ondosa dell'unità, data attraverso i due opposti che si presentano in sequenza come l'alto di un'onda cui poi segua il suo basso. Mentre l'interazione di una onda determina l'equilibrio assoluto tra alto e basso e quindi uno nel prodotto tra l'alto e il basso, nella realtà noi abbiamo che i due opposti sono percepiti nella loro somma. Abbiamo quindi la percezione ondosa dell'unità proprio come quel modo assunto nella nostra realtà e che osservi la sintesi, ma solo dopo l'analisi, ossia dopo l'osservazione separata dei due fenomeni opposti uno dopo l'altro. La percezione ondosa della realtà è proprio questa percezione che consente ai due opposti di non annichilirsi, ma di ingenerare l'uno l'altro perennemente. Un'onda reale composta dall'alto e dal basso presenta l'evoluzione di quattro tempi, in cui l'angolo retto, che è la base della possibile differenziazione trigonometrica, alterna dopo la sua presenza di un quarto di angolo giro altri tre quarti, componendo un'onda con la presenza totale di quattro quarti di presenza. Dunque un'onda è un ciclo unitario, ma noi abbiamo che i cicli unitari nei nostri quantitativi sono diversi a seconda di ogni numero. Infatti ogni numero è considerabile come un ciclo. Abbiamo in tal modo che il numero 1 è nel ciclo 2, dato da due opposti messi in sequenza, e opposti perché in una volta opera la divisione, nell'altra opera la moltiplicazione tra il numero che noi consideriamo. Quindi quando noi consideriamo 1,
1 diviso 1 è 1, più 1 per 1 uguale 1, quindi abbiamo la somma di 1 più 1 e 2 è il ciclo reale dell'unità. Possiamo affermare quindi che il ciclo unitario della unità è dato da due tempi mezzi, perché la realtà del ciclo intero è sempre data da quattro quarti nella sua unità. Il primo è il tempo, gli altri tre si possono considerare come il rispettivo spazio. Noi esseri razionali ci ritroviamo con due mani a cinque dita proprio perché ci siamo evoluti a seconda della legge determinata nel nostro stesso intendimento dimensionale della nostra realtà, data dalla entità di quella intelligenza primaria che soprintende a tutto lo sviluppo dell'uomo messo in relazione al suo DNA. Il ciclo dello spazio e del tempo, ossia del numero 3 e del numero 1, è determinato in relazione proprio allo spazio tridimensionale messo in relazione prima con se stesso a livello di divisione, quindi 3 diviso 3, e poi nella parte opposta dell'onda come la sequenza data da 3 per 3, poiché 1 più 9 è 10, possiamo concludere che 10 è il ciclo dello spazio 3 e del tempo 1 ottenuto dal 3 diviso 3 uguale 1, e non è una scelta dell'uomo che sia 10 il ciclo unitario dello spazio-tempo reale, ma è una cosa in sé legata proprio ai numeri 3 e numero 1, che con 3 diviso 3 uguale 1 più 3 per 3 uguale 9 mette insieme la presenza 1 della massa unitaria ammassata attraverso la divisione di 3 diviso 3 e la massa espansa nel prodotto 3 per 3 che la espande fino alla quantità totale di 9 unità. Quindi è 10 il sistema che comprende i due opposti della nostra esistenza dati dall'ammassamento assoluto unitario e dall'espansione assoluta unitaria. Io chiamo ammassamento assoluto unitario ed espansione assoluta unitaria quella che è 1, perché 1, come ho spiegato, è il segno di un numero assoluto, proprio perché 1 per 1 per 1 per 1 è sempre 1 e 1 diviso 1 è 1. I due opposti della nostra natura sono proprio i due enti che sono rappresentati nella relatività generale di Einstein come la massa M e l'espansione C2. Ammassamento ed espansione sono tra loro i due opposti che, interagendo tra di loro, proprio in quanto opposti, determinano l'unità nelle forme non più della massa
o della sua espansione, ma della pura energia che corrisponde alle forme che noi vediamo corporeamente ammassate, nell'ottica della fisica corporea, e nell'ottica della pura espansione nel sistema ondoso, come quella parte della fisica che considera che l'unità della nostra esistenza fisica sta nell'onda. L'unità mette insieme i due sistemi delle due teorie, quella corpuscolare e quella ondulare dell'esistenza, e la loro interazione determina l'unità dell'energia. Poiché il ciclo 10 è veramente il ciclo unitario dello spazio e del tempo, avremo che alla base della nostra natura va collocato in assoluto il ciclo 10, perché è di fatto l'elemento fondamentale che regola ogni possibile unità nei confronti del suo intero ciclo dinamico, perché ogni unità è collegata alla sua totale dinamica opposta all'ammassamento, che è proprio quella dell'espansione in tutti i versi possibili e immaginabili, proprio dalla condizione che abbiamo visto di 3 diviso 3 per più 3 per 3. È evidente che se porta all'unità, quindi all'ammassamento unitario assoluto, la dimensione 3 dello spazio attraverso un'operazione del 3 diviso 3, l'operazione esattamente opposta determina l'espansione assoluta, 9, e è una cosa che dovrebbe regolare la relatività generale tra la massa e la sua totale espansione. Quando, sul finire del 1700, l'Accademia francese delle scienze ritenne doveroso di determinare un sistema unitario di riferimento per le unità della fisica che rispettasse il ciclo 10, in sostanza ha riconosciuto l'esistenza fondamentale del ciclo 10 dell'unità e che quindi ogni possibile unità del nostro sistema di riferimento fosse ricondotta ad una sua esistenza che appartenesse alla dinamica di 10 volte la sua presenza unitaria 1. Quindi non fu una scelta che non ebbe delle ragioni assolutamente profonde, non fu una scelta che ebbe le ragioni solo opportunistiche di creare un sistema di riferimento di tipo decimale perché noi usavamo una numerazione decimale. No, fu il riconoscere il fondamento assoluto dell'unità determinata dal ciclo 10, tanto che l'unità nella sua potenza fosse veramente considerabile come 10 elevato a 10. Abbiamo visto poi che tutto ciò è confermato, perché la dimensione unitaria atomica, quando si moltiplica per 10 alla 10 volte, assume quella dimensione del metro che fu calcolato ricavandolo dalla massa terrestre. Questa è la prova della perfezione ideale che il sistema scelto e prediletto e imposto alla fisica dall'Accademia francese
fu una scelta assolutamente sensata. Come fu ottenuto il sistema di riferimento formato da metro, chilo e secondo? Il primo assoluto riferimento fu assegnato alla massa. La massa è un valore numerico che è sempre quello e non dipende dal suo livello di ammassamento o di espansione, perché è l'elemento veramente unitario a cui possa essere ricondotta una quantità. Ebbene, si partì nella determinazione di metro, chilo e secondo proprio dalla configurazione di un elemento di lunghezza che fosse chiamabile decimetro e che avesse nel ciclo di 10 decimetri il metro come tutta la sua espansione lineare. Chiaramente, a livello di sistema cubico, questo decimetro era un decimetro cubo e nel metro cubo sarebbe stato presente esattamente 1000 volte. Ecco, questa fu la prima definizione volta a fissare la massa ancorandola al ciclo 10. La massa fu agganciata allo spazio e in relazione all'unità dello spazio doveva essere l'unità dello spazio pari a 10 volte l'unità fissata nella massa unitaria. Restava da definire il metro. Restava da definire anche la cosa, l'elemento, la molecola che dovesse riempire un decimetro cubo per essere rappresentativa del ciclo 10, in cui la dinamica fosse 9 e la presenza fosse 1. I chimici francesi riconobbero nell'acqua questo elemento e fecero bene, perché quando si assegna alla dinamica la rappresentanza della massa, nella molecola dell'acqua vediamo che il peso atomico della molecola è dato da il peso atomico 16 dell'ossigeno e due pesi atomici 1 per i due atomi di idrogeno, tanto che il legame molecolare consistente nel peso atomico 2 più 16 uguale 18 potesse corrispondere alla massa unitaria determinata dal peso unitario della molecola diviso per le due unità presenti nei due atomi di idrogeno. Per cui, poiché 18 diviso i due pesi atomici della componente idrogeno determinava il rapporto 9 a 1 tra il peso molecolare pari al dinamismo e la massa, questo era l'elemento giusto, la molecola giusta da usare per riempire un decimetro cubo, nel rispetto del rapporto 1 a 10, laddove è 9 l'energia dinamica ed è 1 la presenza della massa. Questo accade nell'acqua e questo fu usato, fu preso un decimetro cubo di acqua
e poiché l'acqua si espande e si concentra e ha un valore ben determinato della massima concentrazione a 4 gradi centigradi, fu determinato un decimetro cubo di acqua a 4 gradi centigradi e questa massa fu trasferita in una barretta di platino iridio che è diventato il campione unitario del chilo. Questa massa, anche se è rappresentata praticamente da quella barretta, è sotto i profili relativistici corrispondente a un decimetro cubo di acqua. E quindi in questo modo abbiamo la corrispondenza possibile tra la massa unitaria di un chilo e il percorso di 10 volte un metro. Naturalmente, per poter determinare la barretta di un decimetro cubo di acqua che pesasse quanto la barretta campione, poiché il decimetro doveva discendere dal metro, si è dovuto aspettare prima di conoscere la dimensione del metro, perché altrimenti non si sarebbe conosciuto la reale lunghezza del decimetro. Come fare per ottenere un metro? La Terra fu considerata come una massa uguale sotto ogni punto di vista, perché avente la forma di una sfera, più o meno, e che avesse il meridiano perpendicolare ai paralleli. E in tal modo, assegnando al cerchio massimo del meridiano lo stesso angolo giro di ogni parallelo, e in particolare per esempio dell'equatore, ogni parallelo compiva, più grande o più piccolo, sempre 4 quarti di giro, e quindi fu fissato un quarto di giro come il tempo anche per il meridiano. Lo abbiamo visto nell'onda, che l'onda si presenta proprio come 4 tempi quarti messi in sequenza. Ebbene, questo stesso modello fu assegnato alla Terra, che a differenza dell'onda è praticamente nel meridiano un angolo giro che presenta la seconda parte come la chiusura della onda. Di conseguenza la Terra poteva essere considerata come un'onda chiusa di materia e il suo perimetro esterno poteva essere considerato come la massima altezza raggiunta da questa onda. Ebbene, fu immaginato che il meridiano fosse tempo in un quarto e fosse spazio in tre quarti. In tal modo l'intero angolo giro presente sia sul meridiano sia su ogni parallelo era sempre composto di 4 quarti e rientravano nella stessa organizzazione geometrica di un corpo che fosse in rotazione intera, poi di 4 quarti ogni giorno. Chiaramente la presenza della massa era intera nel giro di un giorno, il suo ciclo intero, poiché il ciclo della massa è determinato da 10
volte la presenza sarebbe consistito in 10 giorni. Fu deciso di chiamare secondo il tempo relativo a 10 giorni, in modo tale che la presenza di un giorno fosse quella unitaria di un decimo del suo ciclo dinamico anche nel tempo. A questo punto si studiò di configurare il quarto di meridiano come una massa totale. Una massa totale unitaria lo è quando è 10 elevato a 10, e questo per il numero 10 assegnato al ciclo che corrisponde la pienezza della massa. Quindi quando la massa è esattamente 10 alla 10 decimetri cubi, allora questi decimetri cubi messi in sequenza avrebbero determinato una lunghezza pari al volume, poiché quella lunghezza non era altro che la sequenza di sezioni tutte unitarie, tutte di decimetri quadrati. Chiarita quindi idealmente in modo perfetto l'unità della lunghezza che fosse rappresentativa dell'unità del volume, nel rispetto dell'unità, si decise di mettere in relazione ciò al modello unitario dello spazio, ossia al metro cubo che conteneva 1000 decimetri cubi. In tal modo lo stesso volume dell'arco retto di meridiano, ossia del suo quarto, fu determinato partendo da 10 elevato a 10 e dividendolo per i 1000 decimetri cubi presenti in ogni metro cubo, ossia nell'unità dello spazio. In tal modo il volume acquistava il valore di 10 elevato a 7 metri cubi, corrispondenti alla lunghezza di 10 elevato a 7 metri, perché la sezione essa pure era stata ricondotta all'unità del metro quadrato. Ecco, ricondotta la massa nella unità dello spazio, dovevamo avere il meridiano intero come 4 volte questo quantitativo, quindi 40 milioni di metri avrebbero desunto il metro a partire dalla lunghezza reale del meridiano considerato come 40 milioni di metri in lunghezza. In questo modo fu determinato il metro da una misurazione la più precisa possibile del meridiano terrestre, e si arrivò a un valore veramente rappresentativo, determinante conseguenze, perché se si assegna il tempo a 10 milioni di metri, lo spazio è 30 milioni di metri, e questa è la presenza legata a un decimo di secondo. Se questa presenza è legata a un decimo di presenza della massa per la durata di un decimo di secondo, nella durata intera noi abbiamo 10 giorni, e una presenza che diventa 10 volte 30 milioni di metri, ossia 300 milioni di metri. Questi 300 milioni di metri sono anche metri cubi, e noi abbiamo così la piena corrispondenza tra lo sviluppo in lunghezza e lo stesso volume,
perché abbiamo idealmente calcolato una sezione unitaria di un metro quadrato per lo sviluppo in lunghezza di 300 milioni di metri al secondo. Questa è la velocità assoluta legata alla presenza della massa in 10 tempi, ossia in 10 giorni, e è uno degli elementi di partenza che fu fissato nella fisica. Se un giorno nella fisica si inserisce un altro parametro e si arriva a determinare la relazione generale tra la massa e la sua dinamica, nel modo fissato da Einstein, che porta a una velocità di espansione che non è esattamente il 3x3, ossia quel 9 che è tutta l'espansione dell'unità nel ciclo 10, e non si rispettano quindi le condizioni assolute che esistono in natura, abbiamo fatto un cattivo uso della formula della relatività di Einstein. La correzione di questo errore la possiamo fare quando non consideriamo in C la velocità della luce, ma la velocità del volume elettromagnetico, che deve essere uguale allo stesso spazio percorso in lunghezza a causa di un fronte che sia veramente unitario. Perché se questa massa, la cui presenza è certamente 300 milioni di metri cubi, quelli che abbiamo calcolato proprio a partire dalle determinazioni di metro, chilo e secondo, se questo volume noi non lo dividiamo per un valore di un metro quadrato, allora non lo mettiamo tutto in sequenza e a causa di una sezione maggiorata abbiamo uno sviluppo inferiore nella percorrenza, e noi potremmo credere che quella percorrenza sia proprio quella che rappresenti la massa unitaria, ma non è così. Una massa unitaria è rappresentata solo quando noi abbiamo una sezione unitaria, perché solo allora tutto il numero del volume si dispone tutto in una sola linea. L'unità del tempo nel nostro sistema fu ricondotto al secondo perché fu riconosciuto che questo tempo fosse realmente ottenibile dalla stessa concezione numerica. Ci si giunse calcolando che un giorno intero fosse divisibile, in sostanza applicando gli stessi calcoli. Infatti 60 per 60, ossia 60 secondi per 60 primi, pari a un'ora, avrebbero determinato 6 per 6, 36, un 36 che poi moltiplicato per le 24 ore avrebbe portato al numero esatto dei secondi secondo un calcolo numerico che svolge in un modo avente un altro significato gli stessi calcoli che hanno portato alla configurazione spaziale. E quindi il minuto secondo, che divide prima l'unità in 24,
e determina l'ora, lo fa proprio riconoscendo il tempo unitario di una massa ideale 10 al cubo a partire dal ciclo 10 esistente nella potenza 10 del nostro sistema binario. 2 elevato a 10 è 1024 e determina quindi 24 ore di rotazione del sistema unitario di 1000 masse. Quindi, data questa durata di tempo di rotazione di 24 ore evidenti nel 1024 dato da 2 elevato a 10, l'unità del tempo terrestre fu diviso per 24 e poi fu applicato il prodotto 6x6 che in sostanza rappresentava tutti i versi dello spazio più x più y più z e gli altri negativi, quindi 6, rappresentando le 6 componenti di ammassamento moltiplicate per le 6 inverse dell'espansione. 6 per 6, 36, costituisce esattamente il sistema unitario ammassato espanso. E poiché il valore unitario della sezione era 100, perché era dato da 10 al quadrato, ecco che 36 doveva essere moltiplicato per 100 e veniva fuori 3600, che opportunamente divisi in gruppi di 60 avrebbero determinato 60 minuti primi all'interno dell'ora, 24esima del giorno, e 60 secondi nel tempo del secondo. In tal modo il tempo unitario del secondo avrebbe rispettato sia il porsi dei numeri quando il sistema binario si eleva al massimo, ossia al 10, e determina le 24 ore di rotazione del sistema 10 al cubo nel suo risultato di 1024, e poi all'interno del 24esimo la componente ammassata espansa secondo le 6 linee componenti dell'ammassamento e le 6 opposte dell'espansione. Tutto ciò alla luce di quel 10 al quadrato che determina poi la massima linea contenuta nel 10 alla 10 che è data dal 10 alla 8. Di conseguenza, ecco perché il tempo 10 alla 10 doveva moltiplicarsi per un flusso 36 che corrispondesse al sistema unitario ammassato espanso. Configurando metro, chilo e secondo, agganciati al modello della Terra, fu fissata in relazione al secondo proprio la velocità assoluta della massa legata a 10 giorni, proprio come 300 milioni di metri cubi al secondo. Abbiamo visto in che modo? Attraverso proprio la definizione di metro, chilo e secondo come il tempo legato a 10 giri della Terra. Da tutto ciò risulta che la fisica deve rispettare il ciclo 10, perché il ciclo 10 non è un optional che l'uomo ha fissato, ma proprio un ciclo elementare che, se non si riconosce nel suo valore assoluto, non si ha alcun modo per scendere dall'universale verso il particolare attraverso
un sistema di osservazioni riconosciuto assolutamente valido e fondante. Se invece si riconosce il valore del ciclo 10 legato alla massa 10 alla meno 1, ossia alla sua massa decima, allora abbiamo che ogni ciclo della massa ha una massa e la cinesi 9 totale di quella massa. E è questo che deve verificare se è raggiunto o no dalla relatività generale di Einstein, perché se C2 non è 9 significa che non è rispettata la legge generale del ciclo unitario 10 cui furono riferite tutte le unità della fisica, anche la massa. Ciò nella valutazione proprio della cinesi della massa 1. Dato la massa 1, tutta la sua cinesi deve essere 9 volte 1. Perché? Perché il ciclo unitario della massa ricavò un metro proprio nel rispetto del ciclo 10 della massa. Perché ottenuto il metro, poi la massa unitaria fu definita nel suo decimetro cubo in acqua e ciò determinò la massa unitaria trasferita poi a quella della barretta di platino iridio. Se noi non rispettiamo il valore 9 della cinesi, noi facciamo un insulto grave a quelle che furono le determinazioni che determinarono metro, chilo e secondo proprio nel rispetto del ciclo unitario di 10 volte ogni unità. La fisica manca di unificazione, proprio per questo il ciclo 10 in assoluto, quando espresso in modo unitario, assume il rapporto 9 a 1 tra la cinesi e la presenza della massa. È lo stesso rapporto che esiste nella molecola di acqua tra la componente della molecola in tutta la sua cinesi in relazione messa proprio al peso atomico, che è 18, e i due atomi unitari ciascuno, tanto che il rapporto per ogni unità di presenza di massa è una cinesi 9 legata alla molecola. Se noi non rispettiamo nella relatività generale la stessa cinesi che vale nella dinamica della molecola dell'acqua, che fissò la massa unitaria del campione di platino iridio, noi stiamo usando una unità per un suo valore totale che non è quello veramente totale. La fisica invece può essere unificata quando noi usiamo nella C non il valore 2,99 rotti per 10 alla 8, che è la velocità della luce, ma la velocità della quantità di flusso che transita in un secondo. La quantità di flusso è 3 per 10 alla 8 metri cubi al secondo, che sono anche metri al secondo quando la sezione fosse unitaria. Poiché a noi interessa soprattutto la massa, che tiene conto anche della sezione, a noi interessa la velocità di flusso della massa unitaria e quindi i 300 milioni di metri cubi al secondo, intesi anche nella linea, per cui una massa
si svolge, perché una massa, anche se è una cubatura, poi su una linea percorre una velocità lineare. Quindi noi, per poter unificare la fisica, dobbiamo ricondurre l'esperienza elettromagnetica proprio nel ciclo 10, in cui fu ricondotta ogni unità della fisica e fu determinato nel rispetto di tutto ciò il metro, il chilo e il secondo. Quando si arriva a capire che noi abbiamo il ciclo 10 in cui è compresa ogni unità, allora possiamo arrivare anche a configurare la possibilità di differenziare tra di loro le unità a seconda di quante ne consideriamo simultanee e quante invece sono collocate come denominatore. Tutto ciò all'interno del 10, ossia il ciclo assoluto 10 può essere diviso in numeratore e denominatore in vari modi: 1 a 9, 2 a 8, 3 a 7, 4 a 6, 5 a 5, 6 a 4, 7 a 3, 8 a 2, 9 a 1. Noi possiamo assegnare ad ogni algoritmo di questa compresenza il valore assegnato, tanto che quando opera una sola massa, allora calcoliamo la massa. Quando le masse al numeratore sono due, allora stiamo calcolando l'unità del tempo. Quando le masse sono tre, stiamo considerando l'aspetto spaziale. Quando sono quattro, stiamo considerando lo spazio-tempo reale. Quando sono cinque, stiamo considerando l'elettromagnetismo sotto forma termica. Quando sono sei, stiamo considerando la molecola. Quando sono sette, stiamo considerando quei sette gradi di libertà che appartengono al sistema della creazione della sfera, che sono i sei vincoli dello spazio ortogonale sommati al settimo vincolo del raggio comune. 1 a 9 è il ciclo che determina l'unità della massa. Infatti considera la presenza piena 1 e il vuoto messo come denominatore rappresenta lo spazio in cui l'unità si può muovere cineticamente 9 volte. Questa concezione porta alla evidenza dell'infinito spazio decimo della massa e del tempo. Quando noi partiamo dal ciclo 10 e lo moltiplichiamo per il valore 1 nono che determina la massa, allora abbiamo come risultato 1,11111, che nella linea del flusso ammassa l'eterno decimo successivo, mentre invece nella linea della sezione rappresenta una espansione che passa da 3 per 3 a 3,3 per 3,3 a 3,33 per 3,33 e così via, determinando un modello inflattivo che con l'andare del tempo è possibile visualizzare proprio come un frattale che abbia un risultato unico, ma che porti alla presenza nuda e cruda di un possibile universo che sia proprio uguale a quello dinamico che stiamo vedendo noi a un certo livello di approfondimento della osservazione della realtà. 2/8 è il ciclo che rappresenta il tempo, perché equivale a 1/4. Nella realtà 1/4, riferita a 4/4, noi abbiamo il tempo unitario che abbiamo visto vale nell'onda, come i 4 angoli retti che girano poi per 3 volte come spazio
nell'unità dell'onda. Quindi, esprimendo il ciclo 2, noi abbiamo l'unità complessa in cui il 2 è in sostanza quanto va da meno 1 a più 1 e quindi esprime la realtà nel suo contenuto tempo. Questo rapporto 3 a 7 considera nel 3 lo spazio che, come sapete, in geometria, per esempio, è sempre definito da tre elementi. Un segmento ha due punti e lo spazio compreso, il volume ha tre componenti lineari e tutto lo spazio è sempre definito dalla quantità 3. Quando è posta sul 7 complementare al 10, il 7 è proprio quel ciclo che la religione, senza sapere di collegarla a un Dio trinitario a livello degli ebrei, la immaginò come i 7 giorni della creazione divina del Dio. Ma ciò vale se il Dio è proprio quel Dio trinitario nello spazio di tre enti uguali e distinti. Quando il ciclo 10 analizza quattro masse nel suo numeratore, allora considera tre come spazio e una come tempo. E quindi abbiamo il valore che rappresenta la presenza reale, spazio-temporale, come ciò che è considerato, è messo in relazione al denominatore 6, che poi sono tutti i possibili versi di spostamento di quella presenza reale. Il rapporto 5-5 legato al 10 mette sul piano equalitario proprio quella condizione di uguaglianza elettromagnetica tale che 10 alla 5 è la quantità totale a livello di dimensioni atomiche nel metro, sia come contenuto elettrico, sia come contenuto magnetico. E quindi quando noi rappresentiamo il ciclo 10 da meno 5 a più 5, e quindi lo consideriamo nella parte di un 5 per ogni 5, noi equagliamo tra di loro i due opposti nella forma che a noi risulta sotto il profilo termico, e l'unità che seguirà questo modo di vedere sarà proprio il grado Kelvin. Il rapporto 6 a 4 considera nel numeratore la realtà dello spazio complesso che va da meno 3 a più 3 e la considera in relazione alle quattro dimensioni della realtà. Quindi è considerato la dinamica dello spazio complesso in relazione alla realtà. E quando si va a osservare in questo modo il ciclo 10, noi ne acquisiamo quell'aspetto che configura nella nostra natura la presenza molecolare. Questo rapporto 7 a 3 considera simultaneamente la presenza 10 in un rapporto tra valori opposti tra loro, che sono 7 come tutti i vincoli della diffusione sferica. 6 sono quelli dello spazio ortogonale, 1 è quello del raggio comune. Questi 7, messi in relazione alla tridimensionalità dello spazio, determinano poi in natura quella percezione dell'intensità della luce.
perché il 7, ossia tutta la diffusione, è messa in relazione alle tre linee X, Y, Z e il dato che ne risulta è quanta espansione c'è per ciascuna delle componenti X, Y e Z. E in tal modo abbiamo il valore della intensità, la cui unità in natura è la candela. Il rapporto 8 a 2 che esiste all'interno del ciclo 10 non è oggetto di nessuna unità di misura, perché essendo 8 un valore binario di una realtà complessa che noi non riusciamo mai a percepire nella sua complessità, noi siamo costretti proprio ad attuare il rapporto 8 a 2 che si dimezza nella realtà 4, che chiamiamo reale, cui segua poi quella opposta 4 che chiamiamo immaginaria. Noi il reale e l'immaginario non lo possiamo mai percepire in maniera simultanea, ma l'uno nei confronti dell'altro, e questo è il motivo per cui in natura non esiste una unità che è legata a questo tipo di percezione, di considerazione fatta dalla nostra intelligenza fondamentale. Il rapporto 9 a 1 lo percepiamo come il dato dell'energia. È proprio il quantitativo di energia che è da considerare come il valore numerico della C2 corretta nella equazione di Einstein. Ripeto, una C che non sia il quadrato, una C2 che non sia il quadrato di una velocità di flusso, come pura velocità, ma che sia una velocità di flusso unitario di volume, ossia che tenga anche conto della superficie unitaria, perché quello che importa nell'unità della massa deve tenere conto anche della superficie che interessa quella velocità, perché una cosa sarebbe che la superficie fosse un metro quadrato, quindi noi avremmo un metro al secondo in relazione alla superficie di un metro quadrato, che è una certa massa unitaria. Se la superficie è 10 volte, noi abbiamo 10 volte quella massa unitaria. Quindi la cosa considerevole, quando noi dobbiamo moltiplicare la massa per la sua espansione, è che sia la sua espansione unitaria, e l'espansione unitaria è quella del volume. Considerando quindi il ciclo 10 come il ciclo base su cui si poggia ogni realtà, quando noi vogliamo osservare la potenza dello spazio del volume, con il 10 al cubo noi abbiamo realmente il valore unitario della massa. È un valore unitario proprio collegato a quanto noi abbiamo fissato come i nostri sistemi di riferimento. Quindi è il 1000. Quando vogliamo conoscere invece l'unità della realtà all'interno del 1000, che è l'unità dello spazio, dobbiamo considerare che il suo numero è 4, 3 più 1, 3 dimensioni di spazio più una di tempo, ma deve agire anche all'interno di 4 dimensioni decimali di ciclo, tanto che una sia a livello di 400, una a livello di 40, una a livello di 4, e con ciò noi si abbia le tre dimensioni multiple dell'unità, quelle spaziali, mentre invece ci sia ancora un 4
nella funzione decimale, quindi virgola 4, proprio come quella dimensione tempo, 1 su 4, 3 nei multipli dell'unità e 1 nei decimi dell'unità. Quindi 444,4 è l'unità della realtà. L'unità della energia, invece, considerata in relazione alla massa, che è il millesimo del metro cubo, deve corrispondere a tutto il 10, che è il ciclo unitario, in tutto il 90, che è le 9 volte dello spostamento del ciclo 10. Quindi 90 è tutta l'energia del ciclo 10. Dobbiamo rappresentarla, riferendoci al metro cubo, come 90 unità di massa. Poiché l'unità di massa è il millesimo, noi abbiamo la rappresentazione unitaria dell'energia in relazione al metro come 0,090. L'unità elettromagnetica è determinata dalla quantità 5, però sappiamo che prima c'è il reale e poi c'è l'immaginario, e sono separati tra di loro dal rapporto che uno è per 10 e l'altro è invece è unitario. Quindi con il numero di 55 noi abbiamo proprio la presenza elettromagnetica. Riferita al metro è la dimensione 10 alla meno 5, quindi alla dimensione di metri 10 alla meno 5 l'unità del sistema elettromagnetico è dato da 55. Messa in riferimento alla unità del metro, la sua unità complessa è 10 alla 6. A che livello la potenza 10 alla 6 si unifica? A livello 10 alla meno 6. Quindi l'unità complessa dello spazio riferita all'espansione del metro è ottenuta dalla dimensione 10 alla meno 6, ossia 0,0000001. L'unità del flusso elettromagnetico, quello legato all'espansione che è 10 alla 7, è espresso da 10 alla meno 7. Però 10 alla 7 deve tenere conto che è una immagine messa in relazione a uno solo dei tre spazi componenti dello spazio totale. Ne abbiamo una terna, quindi 3 per 10 alla 7 è la rappresentazione tridimensionale di tutta la unità legata a quella dimensione 7 dei vincoli della sfera. Il suo valore unitario è quello inverso, è il 3 per 10 alla meno 7. Infine abbiamo l'unità del flusso atomico. L'unità del flusso atomico è quello della sezione atomica, ma che non sia uno per uno, che abbia per lato il suo ciclo 10, quindi deve essere 10 elevato a 2, che in metri è
10 alla meno 8 è 1 per 10 alla meno 8. Di conseguenza la rappresentazione in relazione al metro è uno 0, seguito da 7 zeri. E c'è infine 1. Abbiamo definito quindi tutte le unità a seconda del numero che esse hanno messe sempre in relazione al metro. Quando noi vogliamo comporre una visione per l'altra, noi ci dobbiamo rivolgere ai valori assoluti che sono ottenuti considerando il ciclo numerico 10. Quindi quando noi consideriamo che il 1000, ossia tutta la massa, deve essere espressa sulla base 10 e noi abbiamo 10 elevato a 1000, questa moltiplica il dato successivo di 10 elevato a 444,4 e poi si moltiplica per il 10 elevato a 0,090 e si moltiplica per il 10 elevato a 0,00055 e si moltiplica per il 10 elevato a 0,00131. Tutte queste moltiplicazioni di potenze aventi tutta la stessa base 10 si risolvono poi nella somma degli esponenti. Quindi l'esponente totale è dato da 1444,4, 90, 55, 131, 00. Questi sono tutti i vincoli unitari delle varie unità che noi abbiamo concepito, messi insieme nel loro combinarsi. Ebbene, avendo definito che 1444,4, 90, 55, 131, 00 sono tutti i vincoli unitari che noi abbiamo assunto in metri, ecco che l'inverso di tutto ciò in relazione all'unità, ossia questo numero elevato a meno 1, determina il tempo unitario della realtà che noi abbiamo rappresentata in tutti questi vincoli assunti. Ebbene, il risultato di questo inverso del numero 1, ossia 1 diviso 1444,4 e rotti, è il tempo unitario dell'unità dell'elettromagnetismo reale. È il tempo. Bisogna aggiungergli lo spazio unitario di un metro quadrato a questo tempo che è espresso in metri quadrati per avere in metri quadrati la sezione unitaria dell'elettromagnetismo. Così avremo 1,00069,22,855, fermandoci alla dimensione unitaria dell'atomo. Ebbene, a riprova che questa è la vera sezione unitaria dell'elettromagnetismo, se noi la moltiplichiamo per lo spazio percorso dalla luce in un secondo, noi abbiamo esattamente la cubatura di 300 milioni di metri cubi che passano ogni secondo. E abbiamo verificato che la sezione unitaria contiene 1 metro quadro come spazio e come tempo metri quadrati 0,00069,22,855, che è un valore decimale
pari a 1 diviso, cioè 1444,490 55 131 e 00.